Twitch oggi si riprende con Mega Man Star Force 2 Zachary X Ninja. E ho appena ricevuto una mail. Chi sarà? Meglio leggere subito. Ok, vediamo. Bip. Ciao. Grazie per il tuo aiuto. Sono l'Elsa aggredito dai fantasmi alla Torre Eiffel l'altro giorno. Ti ricordi di me, vero? Ecco un piccolo regalo per ringraziarti del tuo prezioso aiuto. Già ottieni l'abilità potenziamento PV più 50-50. Si tratta di un'abilità... Noi Ears non possiamo uscire di casa senza le nostre abilità. Sono straordinarie. Equipaggiandola puoi migliorare le tue capacità. Io per esempio trasmetto le ultime notizie della Torre Eiffel. E grazie alla mia abilità speciale Super Antenna posso tenermi aggiornato su tutte le notizie più piccanti. Vuoi conoscere la storia di queste abilità speciali? Un tempo il mondo in cui viviamo era protetto da 3 satelliti orbitali. Davvero? Questi satelliti dopo molti anni di servizio non esistono più. Quindi per garantire la nostra incolumità, noi Ears abbiamo sviluppato delle abilità per autopotenziarci. Tutto qui. Anche tu dovresti riuscire ad equipaggiarle. Seleziona abilità nel menu Mega. E il gioco è fatto. Puoi equipaggiare le più abilità allo stesso tempo, ma sempre dentro il limite della tua forza legame. Più elevata la tua forza legame, più abilità puoi utilizzare. Spero che le nostre abilità ti torneranno utili. Oh, un'ultima cosa. Se vedi uno di noi Ears coinvolto in una battaglia, cerca di dargli una mano. Ripagherà sicuramente la tua generosità. Per esempio, potresti ricevere un'abilità o un oggetto speciale. Bene, ho finito. Ci vediamo. Bip bip. Un'abilità, eh? Beh, prova a equipaggiarla. Ok. Si equipaggia. Perfetto, adesso se lo possiamo notare. Come possiamo notare, dovremmo avere dei punti in più. Infatti abbiamo 170 e 170, perfetto. Io devo andare da Boreal. Ed eccolo qua. Ehi Geo, cosa ci fai qui? Ecco, io... Vuoi migliorare il tuo navigatore? Nessun problema. Ok, finito. Ora è l'ultimo aggiornamento. Grazie. Bene. Ora che ho migliorato il navigatore posso andare a casa della press. Non voglio arrivare in ritardo. Credo che ho aggiornato il tuo navigatore. Era ora. Ho già controllato il tuo segreto. Non l'avrei mai immaginato, sai? Effettivamente ho scritto 0, 1, 2, 3, 4, 5 e cose di questo tipo. Ma ora siamo qui per discutere del viaggio. Cosa c'è da discutere se hai già scelto la nostra meta? Cosa? È vero? Certamente. Quando pensi all'estate pensi subito a... al mare? Mi prendi in giro? I raggi solari fanno male alla pelle! L'estate fa rima con pinne innevate. Cosa? Spiegaglielo tu, Zack. Andremo al Monte Grizzly. Secondo la Zackpedia c'è una bella località sciistica, l'ideale per godersi l'estate. E c'è anche la celebre Ghiottolandia, altrimenti nota come il paradiso dei ghiottoni. Ah! Mi brontolo lo stomaco! Bud, andremo a sciare, non a mangiare, intesi? Ragazzi, io non ho mai sciato in vita mia. No, Geo, non puoi rinunciare a questo viaggio. Beh, vuol dire che vedrò la neve per la prima volta nella mia vita. A volte temo che a te piace più studiare che divertirti. Ma non ci sarà solo la neve, Geo. Pare che siano stati avvisati dagli Emni al Monte Grizzly. Cos'è un Emni? Un essere misterioso non identificato. Una creatura che nessuno ha mai visto prima. I fantasmi di Las Ondas erano Emni. Alcuni dicono di aver visto l'abominevole uomo delle nevi. E forse dico forse c'è un legame tra i fantasmi della Torre Eiffel e questo abominevole uomo delle nevi. Capito? Devi venire anche tu. E forse hai ragione. Vorrei far luce su quell'episodio della Torre Eiffel. Allora è deciso. Andremo tutti al Monte Grizzly. Yay! Yeah! Partiremo domani mattina, quindi avvisate subito vostra madre. Ok. Mamma, vado a fare le slavine! Vuoi fare un viaggio con i tuoi amici? Bella idea, vai pure e divertiti. Sì! Tuttavia, prima dovrei finire i tuoi compiti. Va bene. Li scaricherò dal computer in camera e mia e li finirò alla velocità della luce. Ok. Voglio vedere la velocità della luce. Bene, devo solo scaricare i miei compiti e... non succede nulla! Scusate un attimo... Ok. Cosa c'è? È rotto? Meglio controllare per esaminare qualcosa, avvicinati e premi il pulsante A. Ho capito. Geo, premi il pulsante A! E Geo tipo, dov'è il pulsante A, amica? Che si è rotto? Aha! Non è connesso alla rete! Davvero? Allora come farei a scaricare senza essere connesso? Tranquillo, lo connetto subito. Basta inserire questo cavo qui. Allora, che dici, funziona? Pare di no. Potrebbe esserci un problema con le onde responsabili del trasferimento dei dati. Andiamo dentro e scopriamo subito. Ok, andiamo. Quando un dispositivo elettronico non è connesso o sembra spento, per prima cosa è sempre meglio controllarlo nella tua forma umana, ragazzo. Hai ragione. Ora trasformati allo spazio M del computer. Ok,
Where is the problem? I virus! Mega Man esamina un mistero. Mega Man lo tira sotto carta Energy Jump. Quindi non riuscivi a scaricare i tuoi compiti a causa di questi piccoli mostriciattoli. Pare di sì. Arrivano, ragazzo, preparati. Certo, battaglia d'onde, in azione! Qua, piccoli mostriciattoli, Mega! Ah! Non hanno niente di piccolo questi cocoli. Ok, quella frase poteva suonare molto male, adesso che l'ho riascoltata. Ma comunque, nemici eliminati. Oh, un Nerz! Bip, grazie! Ora puoi scaricare i tuoi compiti. Ma ti avviso che quelli di stasera sono più difficili del solito. Vieni qua, Bip. Ti elimino. Ti elimino, giuro. Bene, il mistero è risolto. Vieni qua, lo vado a minare adesso, Nerz. Sì, ora devo sbrigarmi a fare questi compiti. Ah, oh, i compiti sono una vera seccatura, eh? Ti consiglio di farli prima di andare a letto. Perché dovrebbero essere una seccatura per te? Ma hai ragione, li farò stasera prima di andare a letto. Vuoi fare i compiti di andare a letto? Sì. Vuoi salvare? Salva. Vuoi sottoscrivere i dati? Sì. Salvataggio non spegne la console. Ok, salvataggio completato. Console non ne ho, amico mio, spegnere il computer al massimo. O non chiudo l'applicazione. Quella sera... Finito. Fino, finalmente posso andare a dormire. Il giorno seguente... Che bella giornata! Ho messo... Porca miseria! Che bella giornata! Ok, andiamo! C'è una sequenza animata strana, di solito non ho una sequenza animata. Eh? Cosa aspetti? Dobbiamo andare! Dov'è che dovremmo incontrarci? La presso non ti ha inviato un'email ieri sera? Leggila! Oh, è vero! Sì, eccola! Dobbiamo trovarci alla solita fermata del bus. Forza, andiamo! Subito! Spero di non essere tardi. Sono tardi! Ah, eccoti! Appena in tempo! La puntualità sta diventando un optional da queste parti. Non è vero, presto! Io mi sono alzato presto! Per eccitazione di visitare Ghiottolanda, hai saltato la colazione. Ecco perché sei in orario. Sì, vabbè, è sempre in orario, Zack. Beh, più o meno, di solito ci metto un'ora a fare colazione. Dicono che Ghiottolanda sia piena di delizia. Così mi fa venire l'acquolina in bocca. Boh, credo che mi dirò la tua spedizione a Ghiottolandia. Già ho capito tutto della vita. Un momento, ragazzi, vi ricordo che andiamo soprattutto per sciare. Comunque l'autobus sarà qui a momenti. Oh, eccolo qua. Monte Grizzly, arriviamo. Yay! Perché ho detto yay? Non so, non yay! Oh mio Dio! Va bene. Se il 3 l'ho preso super serissimo e il 2 aspettatevi che lo prenda molto in giro, ok? No, non perché per particolari cose, ma perché di sì, lo capirete poi. Woohoo! No! No, si può sciare! Best gioco ever, non lo prenderò mai più in giro, si può sciare, basta. No, lo prenderò sempre in giro. Mi spiace. Rispetto al primo e al 3, purtroppo, non ha fatto lo stesso effetto su di me. Come vi ho già detto, dopo capirete il perché. È un sogno, neve vera in piena estate! Già, con tutta questa neve non sembra neanche di essere in estate. Allora questa è la neve, non l'avevo mai vista! È più bianca di quanto pensassi. Come te la immaginavi, Gio? Ed è bellissimo camminarci sopra. Forza, dobbiamo fare il check-in all'hotel. L'hotel è... Beh, è strepitoso per adesso. Laggiù. Woohoo, è di lusso. Sai come fare il check-in? Boh, non dicevo a te, Bud. Parlavo con Zack. Allora, Zack... secondo la Zackpedia, bisogna dire al banco di accettazione che abbiamo prenotato e dare il proprio nome.
Lo farei volentieri, ma non mi piace parlare agli sconosciuti. In tal caso l'unica soluzione è... Cosa? Io? No! Neanche a me piace parlare agli estranei. Ok, vado io. Adoro parlare con i perfetti sconosciuti. Grazie. Andiamo. Ma perché sempre a me? Why always me, citando Mario Balotelli? Ok? Permesso, scusi, passo la fila. Mi scusi, ora sto assistendo un altro cliente. Perché intanto non dare un'occhiata al nostro hotel? Le invierò in mail, non ho appena finito. Di solito veniamo molto per libatezze, ma oggi siamo chiusi a causa dei macini di neve. Mi dispiace. Benvenuto, abbiamo molte cose in vendita. È quello che mi piacerebbe dire, ma a causa delle palle di neve giganti abbiamo dovuto chiudere. Che disdetta. Non posso più stupire i clienti con i miei hamburger giganti. Se non fosse per quelle palle di neve giganti... Chi manca ancora? Tu dimmi che sei l'ultimo, ti prego. Qui vendiamo prodotti tropicali ed esotici. Ora siamo chiusi per via di quelle palle di neve giganti. Chi manca, vi prego, chi manca? Aiuto. Tu dimmi che manchi tu. Oggi la seggiovia non funziona, mi dispiace. Peccato, perché le piste sono fantastiche. Sì. Ho ricevuto l'email. Sì. Sì, ho finito di parlare con mezzo mondo. Ok, facciamo il check-in. Ho una prenotazione, sono Geo Stellar. Oh, mi scusi per prima. È qui per il check-in? Sì. Stellar... è nel gruppo di Luna Plaza. Ok, check-in completato. Questa è la chiave della stanza che avete prenotato. Oh, buongiorno. C'è stato un ritardo nel loro check-in. Capisco. Beh, non sono venuti fin qui per aspettare inutilmente. Assegnali pure la suite. La suite? Ne è sicuro? La suite è riservata ai clienti più fidati. Ho visto la loro forza legame. In passato abbiamo già rifiutato clienti con una forza legame debole. Tranquilla, li abbiamo fatti aspettare, quindi devono essere risarciti. La suite è la stanza più bella dell'hotel, vero? Non che ci dispiaccia, ma se servisse a qualcun altro... Ah, non temere, non abbiamo molti clienti. Cosa? In un posto magnifico come questo? Abbiamo dei problemi. Qualcosa a che vedere con gli Emni? Sono solo voci. Ma alcuni dicono di aver visto l'abominevole uomo delle nevi. Ripeto, sono solo voci. E poi di recente abbiamo avuto diversi casi di palle di giganti di neve. Palle di neve? Sì, enormi palle di neve che piovono dal cielo addosso alla gente. Uno dei nostri clienti è rimasto ferito a causa di una palla di neve. Quindi per sicurezza oggi abbiamo chiuso le piste da sci. E Ghiottolandia. No! Cosa? Ghiottolandia, no! Mi dispiace ragazzi, stiamo facendo il possibile per scongiurare questi incidenti. Chi sarebbe lei? Yahaha! Ecco il proprietario, il mio caro Gland. Pare che i tuoi affari vadano a rotoli, eh? Ricky, per te sono il dottor Doc, il signor Dotcom. Dopotutto presto lavorerai per me. Ricky? Il suo vero nome è Rick Doctom, ma noi lo chiamiamo Ricky. È il presidente di una compagnia che di recente si è ampliata in modo sorprendente. La compagnia di Ricky è nota per l'aggressività con cui esegue le sue acquisizioni. Ora sta cercando di comprare il nostro hotel. Non riuscirà mai ad avere questo posto. Per lui e i clienti sono solo dei poli da spennare. Non lavorerò mai per uno come lui. Yeah, ora fai la voce grossa. Ma quegli incidenti hanno rovinato la reputazione dell'hotel. Le stanze sono quasi tutte vuote e ormai sei al verde. Non ti resta che vendermi la baracca. Signor Gland non lo farà mai. Vedremo. Comunque mi serve una stanza per stanotte. E ovviamente esigo la suite. Grazie. Spiacente, ma la suite è già stata assegnata a questi ragazzi. Cosa? La suite ha un branco di mocciosi. Ecco un po' di soldi per il gelato. Ora scambiamo le stanze, d'accordo? Ah, anche se siamo piccoli non ci facciamo abbindolare così. Stavo scherzando. Resterò lo stesso da queste parti. Quando ti vorrà voglia di vendere, sai a chi rivolgerti. Questo tizio puzza di pericolo. Non solo per la musica inquietante. Che antipatico. Non può vendere l'hotel a una persona come lui. Non può. Lo so. Ma gli affari stanno andando male. Su questo ho ragione. Se solo riuscissi a fermare gli incidenti... Ci pensiamo noi. Indagheremo su quelle misteriose palle di neve. È nostro dovere aiutare la gente in difficoltà.
Sono la presidente di classe, dopo tutto. Dico bene, ragazzi? Certo, Press. Grazie, ma non possiamo chiedervi di fare una cosa tanto pericolosa. Non si preoccupi. Il nostro Geo è una specie di eroe, per così dire. Un eroe? Non proprio, le ho solo aiutato una volta. Lasci fare a noi, le daremo una mano. Ok, ma dovete promettermi che starete molto attenti. Del resto, questa faccenda non vi tocca da vicino. Faremo in modo che Ricky non metta le sue avide grinfie su questo hotel. Buona fortuna. Ora dovremmo andare dalla nostra stanza. Sì, voglio proprio vedere la nostra suite. E pensare che con la forza legame non l'avremmo mai avuta. Chissà quanto sarà lussuosa. Wow, non vedo l'ora. Ok, andiamo. Ok, ma visiteremo la suite nel prossimo episodio, perché le persone a cui dovevo parlare mi hanno già rotto le scatole. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi se vi piace il video, commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi.